Onorevole Colletti, lei fu espulso, ricapitoliamo, fu espulso dal Movimento 5 Stelle perché non volle votare la fiducia a Draghi, giusto? Ricordo bene? Esatto, votai contro la fiducia a Draghi. Quindi adesso dovrebbero chiederle di rientrare nel Movimento 5 Stelle, insomma, visto che insomma, c'è stato un cambio. Diciamo che dovrebbero chiedere scusa prima di tutto, scusa non a me o agli altri miei colleghi che votammo contro Draghi, ma scusa a tutti quei milioni di elettori che non si aspettavano minimamente che un movimento come il Movimento 5 Stelle potesse votare una figura di Draghi come Presidente del Consiglio. Quindi... Ecco, io faccio la stessa domanda che ho fatto agli nostri ascoltatori. Senza Draghi si apre il buco nero Italia, la catastrofe dietro l'angolo, oppure secondo lei si può sopravvivere? Ma il problema non è tanto Draghi, bensì quello che rappresenta Draghi. Ovviamente il futuro che ci aspetta dipende anche dalle scelte che farà sia il Presidente della Repubblica che i vari partiti, perché la scelta alla fine ormai sono due: quella più probabile è andare immediatamente a elezioni e quindi votare a questo punto come data utile il 2 ottobre, o non so se il Presidente della Repubblica tenterà un governo balneare per fare la finanziaria e poi dimettersi non appena sarà approvata la finanziaria e andare a elezioni a fine febbraio, inizio marzo. Che non sa, ecco, la cosa, la drammatizzazione, io veramente giuro non riesco a capire, perché prima o poi, no, anzi, è un fatto positivo, saremmo comunque dovuti andare a votare. La legislatura finisce a marzo 2023, cioè, quindi non è che abbiamo votato sei mesi fa e torniamo alle urne dopo sei mesi, come peraltro succede in Israele, per dire, no? No, ecco, per dire, succede in altri paesi, no? Perché da noi diventa una tragedia votare, che ne so, tre mesi prima, cinque mesi prima della scadenza della magistratura, della legislatura, pardon? Perché coloro che comandano le macchine a vapore ovviamente hanno paura che il sistema o l'antisistema si possa ribellare all'attuale status quo. Cosa che io purtroppo non credo probabile, perché alla fine prende il 90% dei partiti, fanno parte di quel sistema mediatico, imprenditoriale che comanda in Italia da decenni. Però hanno sempre paura che il popolo possa un po' risvegliarsi, un po' come si pensava accadesse quando è stato votato al 33% il Movimento 5 Stelle. Oh, allora, sì, certo, sarà interessante vedere come si rimescoleranno le carte anche dal punto di vista elettorale, insomma, a questo punto, secondo il suo punto di vista, quell'alleanza detta a campo largo tra PD e Movimento 5 Stelle è morta e sepolta? Ma dipende, perché con questa pessima legge elettorale che non è mai stata modificata, in realtà l'unica arma che hanno quelli del PD per contrastare un'alleanza che sarà comunque tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sarà quella di fare davvero un tutti insieme appassionatamente e tentare di vincere in più collegi possibili nei collegi uninominali. Quindi nonostante insomma, oggi vengono detti vengono definiti traditori i parlamentari, i senatori del Movimento 5 Stelle, no? Per esempio La Repubblica, il titolo è L'Italia tradita, e, eccolo qua, Salvini, Berlusconi e Conte negano la fiducia, Letta una scelta folle, cioè quindi un titolo forte, insomma, no? L'Italia tradita, come se ci fosse un'Italia che statisticamente avesse detto o Draghi o morte, no? Peraltro io voglio ancora far rivedere che lo stesso discorso era stato fatto al tempo del Conte 2, cioè c'era il PD, ma rimandiamo in onda quel cartello del PD, per favore. Ah, venne fatto anche all'epoca di Monti, immagino, alla fine sì. La storia si ripete, è ciclica in un certo senso, in Italia è ancora più ciclica perché i cicli durano molto di meno rispetto Beh, in questo caso nemmeno tanto, la legislatura è dura quello che doveva durare, poco meno, eccolo qua. Al tempo del Conte 2 il PD mise fuori questa,
questo post. Il Partito Democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento, quello di Giuseppe Conte. Ecco, questo è un post che è invecchiato malissimo, insomma, no? Adesso si fanno gli stessi discorsi con Draghi, ma si facevano all'epoca con Conte. E... ma io personalmente non mi meraviglio di nulla. Alla fine del centrodestra, ovviamente l'80% del centrodestra ha votato Draghi e il 100% del centrodestra voleva Draghi come Presidente della Repubblica, quasi il 100%. E adesso fanno finta di essere all'opposizione di Draghi. Dopo Gelmini anche Brunetta lascia Forza Italia, notizia di adesso, Brunetta lascia Forza Italia, insomma i ministri di Forza Italia all'idea di perdere la poltrona di ministro proprio non riescono a rassegnarsi. No, più che altro immagino che sappiano che non c'è posto per loro, forse nelle future liste elettorali, è più semplice di quello che crediamo alla fine come... Beh, Gelmini e Brunetta comunque sono nomi importanti, nomi storici, no? Di Forza Italia. Quindi sono nomi storici, nomi conosciuti, pessimi ministri, però comunque sono nomi conosciuti. Oh, allora, torniamo a questa cosa, al suo ruolo. Allora, lei è presidente di Alternativa, fu appunto espulso dal Movimento 5 Stelle, come cambiano i tempi, perché non volle votare la fiducia a Mario Draghi. Adesso il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia a Mario Draghi, quindi diciamo nulla osta che possia, cioè Alternativa non può andare da sola alle elezioni, no? Troverete il modo. La mia idea, poi ovviamente parlo da un punto di vista personale, perché io sono presidente del gruppo parlamentare e non del partito, diciamo così, è che in questo quadro storico, con questa legge elettorale, dovrebbero unirsi possibilmente tutte le forze antisistema che si sono opposte a questo governo e ai partiti che appoggiano il governo Draghi. È l'unica possibilità di esistere e resistere almeno per le prossime elezioni. E tra le forze antisistema mette ancora il Movimento 5 Stelle di Conte? No, io metto tutte le forze che per lungo tempo, per tempo, non hanno dato la fiducia al governo Draghi. Ahimè, il Movimento 5 Stelle, così come la Lega, anche se vogliono far finta, perché sono in campagna elettorale, vogliono diciamo sciacquarsi e lavarsi la coscienza, fanno parte, ahimè per loro e per noi italiani, del sistema che ha appoggiato Draghi in questo anno e mezzo. E quindi per il momento ne deve passare di acqua sotto i ponti prima, almeno per quanto mi riguarda, prima di poter ragionare in maniera politica insieme a loro. E ne devono succedere di scuse e di pentimenti anche, soprattutto. Anche se poi in politica non si pente mai nessuno, ma semplicemente fanno passare il tempo e sperano giustamente che gli italiani se lo dimentichino. Allora le faccio l'ultima domanda e poi la saluto. Certo, se ci fossero le elezioni, come è possibile, il 2 di ottobre, domenica 2 ottobre, ci sarebbe pochissimo tempo per questa coalizione delle forze antisistema, no? Cioè... E ci sarebbe anche la difficoltà della raccolta firme, oltretutto, che in molti non... perché i partiti si sono salvati le proprie raccolte firme, ovviamente, con un decreto che è stato approvato qualche settimana fa. Si sono approvati anche l'esenzione della raccolta firme per le altre forze della maggioranza, tipo Azione, tipo il partitino di Lupi e tanti altri, e però in questo modo hanno eliminato e quindi tenteranno di eliminare con la raccolta firme tutte quelle forze antisistema. E l'unione fa la forza, dobbiamo ragionare in questo punto di vista. Quindi bisogna correre, 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 onorevole Colletti. Esattamente.